Bentornati a Football Benchmark, benvenuto anche ad Andrea Sartori. Oggi Andrea vorrei parlare con te del calciomercato, non come ne parliamo abitualmente, ma sugli impatti che può avere il Covid, che potrà avere il Covid sul calciomercato, perché cambieranno probabilmente un po' di cose. Facevamo accenno alla liquidità delle squadre pochi giorni fa, ma probabilmente cambierà anche lo scenario in cui dovranno operare le società. Quali sono le tue previsioni in merito? Io prevedo un forte decremento del valore dei calciatori, e indubbiamente i club che sono in una posizione, hanno uno stato patrimoniale forte e hanno una forte liquidità delle riserve, indubbiamente nel prossimo calciomercato potranno fare parecchi affari. Vedo una svalutazione, vedo una posizione di forza dei club, ma vedo anche la necessità per molti club di piccole dimensioni, quelli che basavano il loro modello di business sul player trading, forse dovranno anche iniziare a svendere qualche giocatore, quantomeno nel breve periodo. Ecco, noi stiamo vedendo proprio la grafica adesso delle società che negli ultimi 3 anni, secondo lo studio proprio di KPMG, hanno usufruito maggiormente del player trading, sono riusciti a fare del player trading il proprio business, no? Con il Monaco che recita la parte del padrone, soprattutto grazie alla cessione di Mbappé, che praticamente è tutta plusvalenza. Va fatta una sottolineatura rispetto a questa grafica: qui non si tratta di quanto si è riuscito a cedere, ma di quanto si è guadagnato, Andrea, no? Assolutamente, cioè questo è il player trading che tiene presente le plusvalenze, tiene presente l'ammortamento, tiene presente i prestiti in uscita e in entrata, quindi è un'analisi un pochettino più complessa. Però io tenderei a sottolineare, Luca, che se tu guardi questa classifica, che vedo con piacere anche due italiane, Sampdoria e Atalanta, non c'è una grande squadra a livello di ricavi, e fa vedere appunto come queste squadre dipendano dal player trading. Ora, in una situazione di mercato in cui alcune di queste squadre andranno in difficoltà e alcuni club che hanno appunto questa forte liquidità potranno acquistare giocatori a un valore più basso, e mi riferisco soprattutto ai giocatori il cui contratto è in scadenza breve, diciamo al giugno 2021, e che di conseguenza dovranno o rinnovare o eventualmente vendere, dovranno farlo a prezzi certamente inferiori, soprattutto se il giocatore ha una certa età. Forse i giovani in questo contesto sono un po' più protetti. Oh, ecco, vediamo anche la grafica riguardo le italiane, no? Tu hai praticamente cominciato a tratteggiare quello che dovranno fare, quello che secondo te potrebbero fare le società che hanno fatto del player trading la loro mission, soprattutto negli ultimi anni. Quindi sei convinto che comunque Sampdoria e Atalanta naturalmente rimangono in testa alla classifica delle italiane, visto che erano nella top 8 europea, poi ci sono Genoa, Roma, Fiorentina, Torino, Lazio, Udinese. Cambierà anche il modo di operare di queste società in Italia? Dovrà cambiare. Io mi immagino molti più scambi, molti più prestiti, si investirà maggiormente sui parametri zero, e poi con i giocatori in scadenza ci saranno i club che arriveranno con il cash, la liquidità, e cercheranno di comprare al prezzo più basso. Non dimenticarti, Luca, che alcune transazioni o moltissime transazioni non è un pagamento immediato, è un pagamento dilezionato negli anni. Poi le società vanno in banca a scontare, ma se tu arrivi col cash probabilmente puoi acquistare a prezzi che sono nettamente inferiori a quelli che sarebbero stati 3 o 4 mesi fa. Molto interessante come argomento, continueremo a sviluppare. Nel frattempo, grazie Andrea Sartori, l'appuntamento. Alla prossima.